Sei vincitore di vari premi nazionali e internazionali per la poesia edita ed inedita e sei uno dei sette poeti contemporanei italiani protagonisti del film documentario dalla regia di Donatella Baglivo, dal titolo Il futuro in una poesia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017. Cosa significa aggiudicarsi un premio di poesia? O avere una raccolta poetica che vinca così spesso come ti succede, e poi finire in un film sul futuro della poesia. Ricordiamo che insieme a te c'erano Maria Grazia Calandrone, Anna Maria Farabi, Antonietta Carrabs, Giancarlo Pontigia, Luciano Monti e Massimo Morasso. Beh, in effetti, Luisa, i premi sono per me non una meta, ma ecco, un viaggio, un po' come la poesia stessa, come un po' ogni mio libro, nel senso che sono delle modalità per entrare in dialogo con altri, con delle anime affini e forse con dei compagni di viaggio, in una maniera un po' più profonda. Il confrontarsi è fondamentale. E quindi in questo poi vivere un'esperienza, quale è stato il futuro in una poesia registrato a Villa Pavarotti della regista appunto Donatella Baglivo, che è straordinaria e anche meritevole di aver fatto conoscere e diffondere in Italia niente poco di meno che Andrei Tarkovsky. Voglio dire, è stata un'esperienza fondamentale e unica, anche come collateralità, come collettività nella poesia. Già solo il pensare il presente e il futuro, quindi un futuro possibile, dei progetti di bellezza comuni, poi con dei poeti appunto del calibro appunto della Calandrone, della Farabi, che io avevo, e di Morasso in particolare, io le avevo già conosciuti. La Farabi la conosco dal 2004, da quando scappai dalla Puglia e andai al Festival di Poesia di Montilio Monferrato con i fogli tra le tasche, appunto a ricercare la poesia.